nostro cammino, la nostra vita, è un pellegrinaggio speciale in cui ogni giorno costituisce un piccolo passo. Può essere un passo saggio e allora ci avvicina alla meta. Può anche essere un passo stupido e allora ci blocca nel cammino. Le scelte buone che facciamo ci rendono più umani, le scelte cattive ci rendono meno umani, distruggono in qualche modo quel pellegrinaggio che la vita vuole essere. Atalia, che ha distrutto tutta la famiglia regale, pensava di avere fatto una cosa saggia, perché in questo modo difendeva il suo trono. E in realtà gli è scappato un figlio del re. E 6 anni dopo Atalia ci ha rimesso la pelle. La scelta che aveva fatto era in realtà stupida, anche se dal punto di vista della realpolitik sembrava essere efficace, capace di raggiungere uno scopo e una sicurezza. Ma allora, come dobbiamo fare le scelte della nostra vita? Quali sono le direzioni che dobbiamo individuare e scegliere? E credo che il Vangelo sia da questo punto di vista un aiuto grosso, perché dice 2 cose molto semplici, ma per noi fondamentali. Prima cosa: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E vuol dire, tu vali tanto quanto vale il tuo cuore. E il tuo cuore vale tanto quanto vale il suo tesoro. Se il tesoro che il tuo cuore cerca è un tesoro banale, tutta la tua vita diventa banale. Se il tuo cuore è attaccato a un tesoro autentico, la tua vita diventa autentica. E allora, se vuoi non essere stupido, se vuoi che la tua vita sia compiuta e realizzata, lega il tuo cuore a quello che vale davvero. Quindi non ai tesori della terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, dove cioè i tesori sono tutti effimeri, durano per un po', poi viene la crisi economica e scompaiono, poi cambiano le situazioni e non resistono. I tesori del mondo sono fatti così. Cerca invece un tesoro in cielo. Io credo che qui cielo lo dovete scrivere con la cima. È il nome nascosto, vuol dire cercate tesori presso Dio. Perché tutto quello che è presso Dio rimane. E tutto quello che è presso Dio ha un valore che non si cambia. E tutto quello che è presso Dio è sorgente di benedizione e di vita per l'uomo. L'uomo vive della vita che riceve da Dio. Attaccati a questo, non ad altro. Perché da questo dipende la fisionomia della tua vita. Ciascuno è attirato da quello che desidera. È una legge fondamentale, semplicissima. Bene, desideri i soldi, diventerai ricco. Ma diventerai come sono i soldi, potenti, ma senza cuore. Che i soldi siano potenti non c'è dubbio, ma è altrettanto vero che i soldi sono senza cuore. Se il tuo tesoro sono i soldi, tu diventerai potente ma senza cuore. Se il tuo tesoro è il potere, farai come Atalia, sterminerai i tuoi avversari, ma alla fine il potere ti tradirà e i tuoi avversari stermineranno te. È sempre stato così e continuerà ad essere così.
Non puoi illuderti di uscire da questa logica che sta dentro alle cose. Insomma, tu vali quanto vale il tuo tesoro. Chiedi, qual è il tuo tesoro? Quello che metti al di sopra degli altri. Quello che alla fine consideri più prezioso, a cui non si può rinunciare per nessun motivo. Seconda cosa. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? E io lo parafraserei così. Noi entriamo in rapporto con il mondo attraverso la conoscenza. Ma non pensiate mica che la conoscenza sia qualche cosa di meccanico che viene fuori come meccanicamente dall'esperienza. Vedo e conosco, sento e conosco, tocco e conosco. Non è mica vero. Non è mica vero. Io vedo. Poi quello che vedo passa attraverso la mia coscienza, mi formo una idea e formulo un giudizio. Ma questo passa attraverso la mia coscienza. Se la coscienza è pulita, se la coscienza cerca la verità senza ambiguità, alla fine il giudizio viene fuori retto. Ma se la coscienza è egoista, il giudizio che viene fuori non è mica pulito. Viene fuori un giudizio che non è secondo le cose, ma secondo il mio interesse. Io faccio essere le cose secondo quello che pare a me, quello che interessa a me, quello che gratifica a me. E questo è un atteggiamento che, se siamo onesti, molte volte entra dentro ai nostri ragionamenti. Entra, per esempio, dentro al modo di discutere. Diceva San Tommaso che uno degli ostacoli alla discussione è il fatto che nella discussione uno cerca non la verità, ma la vittoria. Cerca di prevalere, cerca di vincere. E allora cerca tutti gli argomenti possibili e immaginabili non per trovare la verità, ma per schiacciare l'avversario. E in questo modo quello che viene fuori è evidentemente deformato. È l'occhio cattivo. Cioè quell'occhio che vede le cose non come sono, ma secondo le sue deformazioni. L'occhio semplice è l'occhio che non ha doppi fini, che quando vede il mondo o le cose o le persone non ha degli scopi nascosti da raggiungere, ma accoglie con libertà e con lealtà le cose e le persone così come sono. È pulito. E allora le cose le vede bene, le vede come sono, e allora le decisioni diventano sagge, e allora i comportamenti diventano buoni, diventano retti, diventano giusti. Tornate all'inizio. La vita è un cammino, un pellegrinaggio. Dobbiamo trovare la meta giusta e le strade giuste. Come facciamo? Primo, guarda i tuoi desideri e rettificali. Se ti accorgi che ci sono dei desideri che non sono quelli corretti, mettili da parte. E se ti accorgi che hai messo prima quello che vale meno, ritrova la gerarchia corretta dei tuoi desideri. Perché il cuore dell'uomo dipende dal suo tesoro, da quello che desidera. Se desidera giusto, è un cuore buono. Se no, no. Quindi rettificare i desideri. E secondo, devi purificare la coscienza, in modo che tu veda le cose e le persone come sono e non come desideri che siano, o non come ti fa comodo che siano, o che appaiano. Perché allora le cose diventano pulite. Credo che queste due indicazioni ci aiutino a fare bene il pellegrinaggio della vita. Mettere
al centro quello che è più importante e guardare con cuore pulito le situazioni, le cose e le persone.